e utili perché lo siete. Questa sera cercheremo di capire tutti insieme perché. Lo faremo attraverso una terapia d'urto per questi quattro poveri maschi, una terapia d'urto a base di scienza, a base di storia, e entreremo nei gironi infernali della mascolinità. Sono Gianluigi. Gianluigi. Ho capito di essere un maschio inutile quando l'IKEA, vedendomi, mi hanno venduto una libreria già montata. Mi hanno vista spogliata la mattina, birichina, birichina. Mentre con me non mi spogliavi neanche la notte, ed era un botte, Dio, che botte. Luigi abita a Zevio, in provincia di Verona. È il 1° maggio, Luigi, 25enne, accompagna un suo amico lungo le rive del fiume Adige. Vede un sasso, lo raccoglie. In quel sasso Luigi vede una cosa che nessun altro aveva mai visto. Vede una storia. Da quel giorno Luigi, commerciante di scarpe, ogni giorno torna sulle rive del fiume Adige. Un giorno per raccogliere un sasso, il giorno successivo per raccoglierne 5, il giorno successivo ancora per raccoglierne 10. In questi sassi vede facce, vede sorrisi, vede animali. Federico, guarda quel sasso! Come fai a non vedere un abbraccio? Guarda, è una procreazione, è l'inizio, è la fine del tutto. Questa è la mia ricerca. Luigi, un maschio, forse inutile. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei. Vuole godere del presente, ma vuole anche preservare il passato. Jesse, da un anno, si è messo a fotocopiare gli ebook. Lui scarica i libri da internet, se li legge, poi dice: ma a me piace il cartaccio. E allora, una schermata dopo l'altra, fotocopia il suo tablet. L'appendice intestinale, quindi. Perché è finita la microfono? C'è il coccige, qui. C'è per esempio lo scroto, qui. I capezzolo, qua. E i capezzoli sono rimasti. Quindi i capezzoli sono qualcosa di femminile che rimane, che sbaglio, sostanzialmente anche nei maschi. Preso questo. Testicoli. Oh. Oh. Il segreto dell'evoluzione è che ogni volta i cromosomi si scambiano di geni, così si rinvigoriscono, tranne il cromosoma Y, che non c'ha il corrispettivo, quindi non si ricambia mai e invecchia. È stato calcolato che il cromosoma Y dovrebbe durare ancora 10.000 anni e poi è finita la storia. Siamo così francamente preoccupati, sempre più incasinati, spaventati. Le nostre femmine hanno l'ovulazione nascosta, cioè tu non sai mai quando non sai mai quando è fertile. Corsivo! Quando esce di casa in tasca ha sempre dei mattoncini di plastica, perché lui si è dato una missione, che è quella di chiudere
le crepe del mondo e di farlo con i Lego. Sarà la notte della parenza, o giudizio come scienza. E allora per fortuna esistono maschi alternativi, i maschi che ci ha raccontato Federico, maschi un po' storti, teneramente strambi, che i più considerano inutili, ma che forse sono proprio quelli che riscattano la categoria, perché l'imperfezione è sempre una promessa di storie. Il maschio non esiste, esistono i maschi e non ce n'è uno uguale a un altro. Sono Roberto e ho capito di essere un maschio inutile quando Matteo Renzi mi ha dato gli 80 euro.